Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi andremo a pulire la soffitta. Penso che forse nei miei video, non mi ricordo, ma ve l'ho fatta vedere, ma per altri motivi, ma non per la pulizia. Per quanto riguarda la pulizia non li abbiamo mai fatti insieme in soffitta. E oggi vi farò vedere questa, diciamo, è una pulizia molto approfondita, perché andrò a pulire anche i muri, soprattutto dietro questo divano, che è il divano dove i ragazzi si mettono a giocare alla PlayStation, e quindi purtroppo cadono i giochi e magari picchiano col divano, e quindi questa parete è una parete che si graffia facilmente. Quindi andremo a spolverare il divano per bene, e poi andrò a pulire il muro e spolverare, diciamo, togliere un po' di oggetti e spolverare in pratica per benino. Come potete vedere, questo bel divano è un divano ormai che ha, facendo il calcolo, 17 anni. Perché? Perché mio figlio, il più grande, ha 15 anni, io l'ho comprato 2 anni prima che lui nasceva, e quindi ne ha 17. È un divano da battaglia, infatti se guardate un po' strappato, è un divano a letto che non lo apriamo spesso perché non abbiamo spesso ospiti. Prima magari mi si usava di più nell'altra casa, ora molto meno. E quindi è lì, qui i ragazzi ci giocano e quindi ci saltano anche su, e ogni 2x3 bisogna sistemare questo telo, che tra l'altro è un telo che è attaccato proprio al divano, quindi non posso toglierlo e lavarlo, quindi ogni volta lo spolvero, faccio quello che posso fare. Io ho provato a sfoderare questo divano, vi assicuro che quando lo vado a lavare poi per ricomporlo veramente è da sudare. E allora ho trovato questa soluzione, a parte non è sporco, c'è molta polvere, quello purtroppo la polvere c'è, e allora lo aspiro spesso, ma non gli faccio altro, se c'è qualche macchiolina gliela tolgo, altrimenti, voglio dire, alla fine non è un divano che sta su e i ragazzi ci giocano, quindi non sto lì nemmeno a perdere molto tempo. E qui, come vi accennavo prima, vado a spolverare anche un po' i giochi, perché devo dirvi la verità, i giochi non li spolvero tutti i giorni, li spolvero, diciamo, quando vado a pulire su, una volta a settimana gli do una spolverata, ma molto veloce. Ora qui, magari essendo una pulizia un po' più approfondita, cerco di sistemare, mettergli un pochino a posto i giochi e di andarglieli a spolverare. Anche perché loro me li mettono, loro, Federico il più piccolo, me li mette in disordine, io glieli rimetto giù così, ma non sto sempre dietro a rimetterglieli a posto per bene. Un po' perché li mette lui e li mette a modo suo, un po' gli do una mano anch'io. Per quanto riguarda la pulizia della soffitta, purtroppo devo organizzarmi in modo un po', diciamo, particolare, nel senso che non posso pulire tutto subito, nello stesso momento. Quindi che cosa vado a fare?
perché veramente ho tanti oggetti, tante cose, perché alla fine sono cose che noi non usiamo nelle altre camere e io porto su, quindi è anche un po' una specie di deposito. E quindi cosa faccio? Siccome è strapieno di roba, vado a pulire, diciamo, angolo per angolo. Quindi in questo caso sto pulendo questa parte qui. Una volta che ho finito di, vedete, di fare il battiscopa, di pulire i mobili, poi il muro, i quadri, andrò ad aspirare e a spazzare. Rimetterò il divano a posto quando sarà asciutto il pavimento. Nel frattempo, però, andrò a fare un altro angolino, proprio perché ho talmente tante cose che non riesco a farle tutte insieme. Quindi mi organizzo in questo modo. Ci metto veramente tanto, però d'altronde, avendo veramente, lo vedrete poi con me, tanti oggetti, è dura, riuscire a pulire tutto per bene insieme. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah, that's all great, but I also. E qui nel frattempo che asciuga il pavimento dietro il divano, vado a spolverare quest'angolo qui, che è l'angolo, diciamo, della libreria, dove ho tutti i libri, libri di tutti i tipi, insomma, libri anche miei, dei ragazzi, libri che ormai abbiamo letto, e li mettiamo qui in quest'angolino. Qui nella parte bassa ho un frigo che è un mini frigo che non uso perché prima quando avevo gente che mi veniva a trovare, siccome sono 3 piani, e allora glielo accendevo d'estate se avevo bisogno di bere, ora ce l'ho lì spento per le evenienze. Quindi questo frigo che a me non piace dov'è, che è in basso qui, andrò a spostarlo, dopo lo vediamo insieme. Vado a spostarlo e qui nell'angolo vado a mettergli, ma giusto perché mi sembra i libri con lo stereo del vecchissimo degli anni di quando avevo 18 anni, quindi stiamo parlando di quasi più, sì, 30 anni, di 30 anni fa, più o meno, qualcosina in meno. È uno stereo vecchissimo che ho recuperato da casa di mia madre perché me l'avevano regalato ai miei 18 anni. Però funziona ancora e quindi così a me piacciono le cose un po' vecchie e sono poi mie, ho dei ricordi e me lo sono portata anche in questa casa. Vedrete, vedete, sto spostando questo frigo, pulisco e poi vado a sistemare quell'altro mobiletto. Better days, I could walk, see, hear, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate, living life, every day. Ed ecco qua, il pavimento nel frattempo si è asciugato e rimetto a posto i giochi che avevo pulito, rimetto a posto anche il divano e poi proseguo nel mettere a posto anche dall'altra parte, perché ora dall'altra parte, avendo lavato il pavimento, sto aspettando che si asciuga. Quindi dal momento che sarà asciutto, metterò il mobiletto che vi avevo detto prima a posto, vedete? Ecco, il pavimento è asciutto anche di qua e metto a posto questo mobiletto. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Qui sono di nuovo dalla parte dove c'era il divano arancione. Vado anche qui a spolverare tutto il mobile, quindi tolgo tutto, spolvero e rimetto a posto tutto. Foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Qui vado a pulire l'angolino dove ho provato a spostare questo mobile che è tutto un pezzo. Questo è un vecchio mobile della cabina armadio che avevo nell'altra casa. Poi l'abbiamo
tolto di là e l'ho messo qui, l'ho sfruttato qui per mettere dentro il cambio delle robe di Federico, perché tutto quello che non va a Gabriele io lo metto in questi cassetti che poi andremo a pulire con calma insieme. In questo angolino ora vado a mettere delle scatole dove ci sono i libri di Gabriele, del primo ragazzo che non usa più, quindi libri delle medie, libri delle elementari, perché non le butto, mi dispiace buttarle, e anche a venderle non le prendono perché sono libri vecchi. Ho provato a venderli subito dopo la scuola, ma non sono riuscita a venderli tutti e vabbè, mi è dispiaciuto e non mi dispiace anche buttarli, quindi ce li ho lì, ma prima o poi mi devo convincere. Ho questa scatola anche di giochi e questi li metterò tutti in quell'angolo, perché è l'unico angolo che io ho lì, una volta messo non mi danno fastidio. Mentre dall'altra parte ho bisogno dell'accesso perché ho una parte dell'armadio dove ci sono le valigie e ho bisogno di accedere. Quindi preferisco mettere le scatole tutte nell'angolino di là e tenere libero il lato opposto. Dopo aver terminato di pulire l'angolino e dopo mi vedrete spostare le scatole da sinistra verso destra, do una pulita al tavolo dove ci sono i CD, poi pulirò anche le mensole. Io ora non vi farò vedere tutto, poi passerò l'aspirapolvere e laverò il pavimento. Non vi farò vedere tutto perché sennò diventa un video interminabile. Siccome la soffitta è veramente grande, io ci ho messo una giornata intera a pulirla e quindi per farla bene, perché ho dovuto spolverare dappertutto, quindi sulle mensole, dove c'era da pulire i muri li ho puliti. Vi ho fatto vedere solo giusto dei pezzi, vi farò vedere dei pezzi per farvi vedere un po' quanto è grande la soffitta, però non vi farò vedere tutto perché sennò non finisco più di fare il video. E poi di qui, una volta terminato di lavare il pavimento da questa parte, mentre qui si asciugherà il pavimento, perché vedete ho tirato su un po' tutto per far asciugare il pavimento, per lavare il pavimento, passerò dalla parte di là, che poi sono due camere ma che io non ho mai diviso, e sono divise da un armadio. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me. E qui inizierò poi a pulire, dove andrò a sistemare questo divano. Questo è un altro divano letto, e questo divano letto, quello lì ne aveva 17 di anni, ne ha 17. Questo invece l'abbiamo comprato quando io e mio marito siamo andati a convivere, quindi prima che nascesse il ragazzo, quindi stiamo parlando di 22 anni fa. Quindi questo è un divano di 22 anni, come anche di 22 anni l'armadio, e poi andremo a vedere nei prossimi video, vi farò vedere perché è da pulire, c'è come un deposito su, quindi c'è tutta la roba che non usiamo, e anche questo mobiletto che poi vedrete sul lato destro. Questi erano i mobili che avevamo in questo nostro monolocale, a parte la cucina, quindi le sedie, tutto ciò che vedete più o meno su è quello che avevamo nel monolocale, tranne il divano arancione, il resto era di quell'altra casa. Quindi niente. Qui vado a fare la stessa cosa, pulisco il divano, lo spolvero, a differenza di quell'altro questo è sfoderabile, quindi io ogni tanto lo sfodero e lo metto in lavatrice, e poi lo faccio asciugare e lo rimetto su, perché questo si toglie tutto completamente. Qui vado a pulire la parte dietro, che purtroppo la polvere un po' si accumula, anche se devo dire la verità, qui dietro io non pulisco tutte le settimane. Cioè faccio una volta sì, una volta no, dipende da come, perché tanto su si sporca pochissimo, però diciamo quando vado a fare queste pulizie almeno una volta al mese sposto i divani, perché dietro comunque si accumula la polvere.
Qui ho messo il divano un po' più centrato perché quando andavamo a sederci su questo divano si rischiava di picchiare la testa. Quindi ora in questo modo non spero che non, essendo un po' più alto, che non si vada a picchiare la testa. E quindi niente, da questa parte andrò a spolverare un po' a tutto lo specchio, quindi sposto proprio un po' il mobiletto perché vado dalla parte dietro a pulire. Queste sono cose che, come vi ho già accennato prima, io faccio quando ho tempo, quindi può essere una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, però purtroppo è una cosa che devo fare tutta in un giorno perché sono ambienti unici, altrimenti la polvere di là me la porto lì. Se pulisco dietro, devo pulire davanti, quindi so che mi devo dedicare una giornata intera per pulire la soffitta. Questo è l'armadio che vi parlavo, e qui siccome c'era, cioè è del compensato perché è un armadio veramente vecchio, per evitare di avere questo compensato, all'epoca, vi parlo di 10 anni fa, avevo messo questa carta da parati con delle tende per decorare un pochino la parte dietro dell'armadio, perché effettivamente qui non sappiamo se mettere o meno una parete, e quindi aspettando di capire un po' cosa fare, io avevo sistemato la parete dell'armadio in questo modo, che mi sembrava un po' più ordinato e non avere quel compensato che si vedeva e non era bellino da vedere. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. 'Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. E qui ovviamente vado a finire di spolverare, spazzare, quindi passare l'aspirapolvere, ho pulito anche i vetri, e vado a lavare il pavimento e passo poi successivamente al bagno. E nel bagno pulirò l'asciugatrice, perché ovviamente ci sono e vado a pulirla, pulirò tutti i sanitari e poi, andrò anche lì a, lavare il pavimento. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. Vorrei farvi un video dove io una volta a settimana parto da cima e arrivo in fondo cercando di pulire, ordinare il tutto il più possibile. Lo faccio tra il giovedì e il venerdì perché poi ho purtroppo il sabato e la domenica dove ci sono tutti a casa e non riesco a pulire. Non riesco a tranne che a passare un po' l'aspirapolvere. Però non riesco a stare dietro alle pulizie perché siamo tutti a casa e si sta ovunque, insomma, e riesco solo a fare le cose minimo indispensabile. Ed eccoci qui, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi abbia tenuto un po' compagnia, che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato anche a motivarvi un po'. E a me, come sempre, mi motiva perché io per fare i video li devo fare le pulizie, quindi diciamo che mi aiutano veramente a motivarmi. Quindi io mi alzo al mattino che so che quello va fatto e lo faccio veramente volentieri perché so che comunque sono video rivolti a voi e che ci siete voi che mi seguite e quindi per me è già una motivazione questa. Spero che lo stesso effetto vale anche per voi nel vedermi pulire e quindi niente. Vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grosso bacio. Ciao da Cecilia, al prossimo video.